Ci è cascato ancora l'imprenditore barese Matteo Fornelli, imponeva l'affitto o l'acquisto delle macchinette mangiasoldi agli altri commercianti baresi. Fornelli era già stato condannato nel 2003 con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alle estorsioni, ma il provvedimento non era stato sufficiente ad allontanarlo dal tessuto commerciale economico del capoluogo pugliese. L'imprenditore era infatti tornato a gestire diverse società, tutte intestate formalmente a teste di legno e familiari. A smascherare il tutto, un'operazione dei carabinieri all'alba di questa mattina, sequestrati beni per un valore di 8 milioni di euro, tra cui una società immobiliare, un ramo della ristorazione, una ditta che gestisce servizi di portierato, un fabbricato sito nella zona industriale di Bari, 12 automezzi, 6 disponibilità finanziarie e 2 aziende che si occupano della produzione e commercializzazione di slot machine. Non è il primo tra i signori delle slot a cadere nella rete della giustizia. Lo scorso marzo, infatti, a finire in manette fu Francesco Vavalle, affiliato al clan mercante a cui furono sequestrati beni per 50 milioni di euro. Enrico Filotico per Controradio News.